e benvenuti al film tunisino, in realtà belga tunisino, del concorso TFF 37. Questo film è la storia di una donna, molto forte, una donna che lavora, che alleva, tira su i suoi bambini, che si è innamorata e che vorrebbe vivere la sua vita tranquillamente, e che però ha la disgrazia di avere un marito che non la vuole mollare. Non vi svelo niente perché il film parte immediatamente con questi elementi, con questi fatti. Ha al centro un personaggio femminile veramente formidabile che si chiama Noura, e appunto che è tunisina ma che è uguale, rappresenta, mi sposto, e, che però sia psicologicamente che come modo di vivere, come modo di pensare, è assolutamente identica a qualsiasi donna di qualsiasi parte del mondo. È il primo lungometraggio di una regista belga-tunisina che ha già diretto un documentario che si intitola Era meglio domani, che è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia, e poi un cortometraggio che esordisce con Le Rêve de Noura nel lungometraggio di finzione. Vi presento Hinde Boujema. Hinde parla una quantità incredibile di lingue, tra cui l'italiano. Prego, dici quello che vuoi. Ma buongiorno, sono felice di essere qua. Dopo c'è un Q&A, sì, dopo c'è... possiamo parlare dopo il film, sì. Ma ho una richiesta, sì. Questo film è andato, ha cominciato a Toronto, poi San Sebastian, in Belgio, Francia, e facciamo con i miei attori un concorso. Facciamo un concorso del pubblico il più caldo. Dunque io mi faccio un selfie video con voi e voi urlate ciao e vediamo se ce la facciamo adesso? Ok. Grazie, dopo c'è il Q&A, buon divertimento.